direi che la storia della relazione tra la Corte Costituzionale, nuovissimo organo sconosciuto all'ordinamento precedente, e i giudici comuni, i giudici civili, penali e amministrativi, che già erano presenti nell'ordinamento precedente, ma che la Costituzione italiana voleva rinnovare, è una storia che inizia proprio nella fase costituente, dove quando si discuteva di controllo di costituzionalità delle leggi, si voleva istituire un controllo, perché si diceva si sta facendo una costituzione rigida, vuol dire superiore alle leggi, c'è bisogno di un giudice, di qualcuno che la controlli. L'aut-aut era molto preciso: o i vecchi giudici preesistenti alla Costituzione repubblicana, oppure una nuova Corte di Giustizia Costituzionale istituita appositamente per svolgere questo compito nuovissimo di controllo del legislatore. Durante i lavori dell'Assemblea Costituente le idee erano molto confuse a riguardo, non si sapeva che cosa avrebbe dovuto essere questa nuova Corte Costituzionale, non si sapeva soprattutto chi avrebbe avuto il potere di iniziare un giudizio di costituzionalità. Grazie a Costantino Mortati, che aveva fatto la spola fra Montecitorio e Palazzo Chigi, fra l'Assemblea Costituente ancora in funzione e il governo De Gasperi e De Gasperi stesso, portando la sua idea di accesso alla Corte Costituzionale in modo da poterla davvero far entrare in funzione, nell'ultimo giorno dell'Assemblea Costituente, quindi il 31 gennaio del 1948, si apre la discussione sull'accesso alla Corte Costituzionale alle 20:05 di quel giorno, mancavano meno di 4 ore alla chiusura dei lavori dell'Assemblea Costituente. Costantino Mortati arriva di tutta fretta con un foglietto corretto da De Gasperi, dove si dice che saranno soltanto i giudici, ogni giudice civile, penale e amministrativo, a poter accedere alla Corte Costituzionale. Quindi, dall'iniziale aut-aut, o i giudici o la Corte Costituzionale come controllori della legge, del legislatore, per assicurare la prevalenza delle norme costituzionali, si arriva in estremis all'approvazione di un sistema che vede la Corte Costituzionale e i giudici coprotagonisti assoluti del sistema incidentale di controllo di costituzionalità. Dal 1956 al 1996 iniziano 40 anni di prove della loro relazione. Io li ho chiamati 40 anni delle prove d'orchestra, perché Corte Costituzionale hanno pochi strumenti processuali che li connettono tra loro, scritti nella Costituzione e nelle leggi ordinarie e costituzionali di attuazione della Corte Costituzionale, e queste poche norme devono essere fatte vivere attraverso continui aggiustamenti reciproci, le prove d'orchestra. Quindi Corte Costituzionale che inventa nuovi strumenti processuali per fare entrare in vigore la Costituzione nelle aule giudiziarie, e i giudici che tentano di resistere inizialmente. Quindi i primi tentativi di relazione non sono tentativi che vanno a buon fine, le difficoltà sono tante. Pian piano la loro relazione diventa sempre migliore, si arriva a una relazione di colleganza, fino addirittura nel corso degli anni e sempre più intensamente a una relazione di fraterna condivisione dei medesimi compiti, quello di appunto assicurare la supremazia della Costituzione sulle leggi e la garanzia dei diritti costituzionali delle persone, compito svolto insieme, e insieme a questo altri compiti istituzionali importanti, come assicurare la certezza del diritto nell'interpretazione della legge con l'eguale trattamento di tutte le persone che si trovano ad avere un giudizio civile, penale o amministrativo. Negli ultimi 15 anni,
la relazione tra Corte Costituzionale e giudici si intende consolidata. Io ho dato il nome a quest'ultimo periodo, It Takes Two to Tango, bisogna essere in due per ballare il tango. È un detto che deriva da una canzone degli anni 50 americana che aveva ripreso Ronald Reagan durante la Guerra Fredda, cioè bisogna essere in due. Sia per far funzionare le cose, sia in due quando le cose non funzionano. Allora la relazione tra Corte Costituzionale e giudice obbedisce a questo tango appassionato. È una relazione quasi a schema libero perché ci sono le regole, sono poche, e poi se il sistema di costituzionalità funziona, se i diritti delle persone, i diritti costituzionali sono assicurati, dipende sempre da entrambi i soggetti e dalla bontà della loro relazione. Al giro di boa del nuovo millennio le cose cambiano, in parte perché entrano alcuni elementi. La nuova dimensione europea della giustizia e anche della giustizia costituzionale e insieme anche una nuova e maggiore assegnazione di compiti nel controllo di costituzionalità, un trasferimento dalla Corte Costituzionale ai giudici comuni che secondo la Corte Costituzionale devono fare controllo di costituzionalità attraverso la tecnica dell'interpretazione conforme a Costituzione, anticipando il controllo della Corte Costituzionale, che quindi negli ultimi 15 anni deve intervenire e per espressa richiesta della Corte Costituzionale solo dove i giudici non riescono a fare da soli, solo dove i giudici non ce la fanno possono investire la Corte Costituzionale. Non si sa dove si sta andando, questi due elementi possono potenzialmente far esplodere il sistema accentrato di controllo di costituzionalità e innescare una sorta di sistema diffuso di controllo di costituzionalità, la bomba a orologeria che può far esplodere il sistema è l'entrata in vigore della Carta di Nizza, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che col 1° dicembre del 2009 ha acquistato lo stesso valore giuridico dei trattati e che può consentire quindi a determinate condizioni un sindacato diffuso dei giudici nazionali dei 27 Stati membri dell'Unione Europea e anche quindi dei giudici italiani in relazione a un diritto stabilito dalla Carta di Nizza.